senatore, va benissimo. Ma io ritengo che sicuramente, vabbè, i risultati sono i risultati sotto gli occhi di tutti delle ultime 6 elezioni che ci sono state dopo le politiche. Per quanto riguarda però la questione economica, voglio fare una chiosa. Se siamo in questa situazione e si parla di recessione, stagnamento, ovviamente si parla dei semestri, l'ultimo semestre, cioè gli ultimi 2 trimestri, che hanno portato a questo dato. Per cui ancora non c'era questa manovra, perché è molto semplice ora Lei dice dire colpa che è loro. colpa di una manovra, no, ma una manovra che Ma parte il sa primo di benissimo gennaio, che per non cui è se la noi manovra ora il stiamo a problema. analizzare i dati dei 2 trimestri precedenti, ovviamente non possono essere dati al di fuori di quello che uno pensa. No, no, ma fammi finire velocemente, al di Prego. fuori di quello che uno pensa. Uno può dire non ritengo giusti, ritengo sbagliati i provvedimenti messi in campo, però il risultato della recessione non è dovuto a questo. Poi è vero che c'è un quadro europeo difficile, questo lo ammettiamo, però ricordiamo anche che con i governi precedenti, gli ultimi 7 anni, anche quando c'era la crescita in Europa, noi crescevamo per ultimi con lo 0,001. In Però cosa? poi c'è il vero Perdonatemi, mi problema per perdoni, noi, onorevole, con mi i fa dubitare una provvedimenti, cosa. In che comunque si è cosa fermata avevano l'economia. sbagliato loro? Ma sicuramente un grande errore è quello di puntare tutto verso quello che può essere il vendere all'esterno senza fare un movimento interno all'Italia, perché se non c'è una richiesta interna, noi siamo succubi totalmente di quello che succede all'estero. Guardiamo la Germania, guardiamo il settore auto, guardiamo tutto quello che sta succedendo ora, per cui sicuramente una richiesta interna va e va attivata Onorevole Boschi. immediatamente. E infatti è quello che abbiamo fatto noi negli anni in Sentiamo cui siamo l'onorevole. stati al governo, perché per 14 trimestri di seguito con noi al governo l'economia italiana è cresciuta. Da quando siete voi al governo l'economia italiana è in recessione. Sulla manovra E di il problema bilancio, non quella è solo fatta la da voi manovra. nell'anno No, precedente alla come sa manovra. benissimo la Una per volta, che sottosegretaria, andate ci sono benissimo. due problemi diversi. Un conto sono le scelte, a mio avviso, sbagliate della vostra legge di bilancio che stanno dispiegando i loro effetti adesso. L'altro è il clima che avete creato dal 1° giugno, cioè da quando siete voi al governo, di sfiducia, per cui sono calati i consumi interni, per cui gli investimenti stranieri se ne sono andati, per cui abbiamo perso 300 miliardi di euro dei cittadini italiani che non recuperiamo più, perché dire un giorno usciamo dall'euro, un Come giorno l'abbiamo rimaniamo, un perso? giorno usciamo dall'Europa, l'altro restiamo, crea un'incertezza che poi purtroppo paghiamo. Come li abbiamo persi, onorevole, dal suo punto di vista, questi Abbiamo perso queste risorse proprio per l'andamento dei mercati che è stato oscillante, per uno spread che è schizzato alle stelle con questo governo, cioè i dati sono evidenti, e che abbiamo pagato 1 miliardo e 600 milioni nel 2018 da quando ci sono loro. E che banalmente, per dare un dato indicativo, l'ultima asta dei titoli di Stato a gennaio, cioè da quando ci sono loro al governo, è costata ai cittadini italiani 1 miliardo e 300 milioni in più di interessi rispetto all'anno precedente. Questi sono Bergonzoli. dati Noi abbiamo oggettivi. uno spread che è salito e è sceso nel tempo. La cosa bella è che quando lo spread poi scende nessuno dice abbiamo guadagnato dei soldi, perché non si sente mai noi, dire era questa 100 cosa. punti base, È ora è abbastanza, 270. Siamo sempre a particolare. 2,70 rispetto ai 130 No, loro. Fa sorridere. C'è una La cosa certa invece che è differenza. triste per me è come da quando si è insediato questo governo, democrazia si chiama, però probabilmente una parte della sinistra non riesce a accettarlo. No, C'è stata ma una non mettiamo in tifoseria discussione che verso dobbiate stare al governo, insulti che perché non lo ci sono sapete arrivati fare. dall'Europa e cose che sì hanno, è vero, fatto questo sali e scendi nei mercati, però la cosa triste è che in Italia tutti, al di fuori di quello che pensavamo dei provvedimenti, dovevamo andare nella stessa direzione e arrabbiarci fortemente con chi dall'Europa si permetteva di darci dei cialtroni. Invece c'è chi ha fatto la tifoseria e c'è chi ha fatto a cassa di risonanza di queste cose. Noi E così assolutamente lavorato. Non possiamo pensare Allora, dice... di mandare avanti. Ora torniamo. Del genere, l'opposizione sì. fa bene a un paese, però deve essere un'opposizione concreta, non tifoseria Ma da stadio, però, speriamo aspetti, che aspetti. Perdiamo e ci perdiamo Però tutti. lei, mi scusi, aspetti, aspetti. A me mi sembra che però lei stia per gli chiedendo un ultimi 5 anni atteggiamento è da abbastanza tifosi, cioè lei dice ci surreale. attaccano dall'estero, noi dobbiamo rispondere No, tutti. no, io chiedo un atteggiamento di persone che credono in questo paese, vogliono che questo paese riparta e che facciano delle Ma proposte concrete. Però lei magari crede nel paese, ma non crede in No, voi. io credo, Sottosegretaria, però io siete credo voi che aspetti, aspetti, onorevole, aspetti. un'opposizione, invece che fare tifoseria sperando che vada tutto male, si siede e fa delle proposte concrete, non lancia i libri della Onorevole Boschi. manovra addosso al governo, perché Allora, perché lo ritengo veramente state andando comune. benissimo. La
alternatevi una per volta, state andando benissimo, abbiamo tanti temi, prego. La sottosegretaria, secondo me, è rimasta ai tempi in cui faceva l'opposizione e quindi chiedeva al governo proposte concrete. Al governo adesso, ci siete voi e le risposte concrete a questo paese le dovete dare voi, perché quando si è all'opposizione è facile fare i populisti, i sovranisti, tirarla sempre più in alto. Quando poi si è al governo i nodi vengono al pettine e allora si blocca la TAV e allora calano i posti di lavoro e allora prima si chiude l'Ilva e poi l'Ilva rimane. Noi siamo un'opposizione seria, facciamo le nostre proposte in Parlamento e saremo sempre dalla parte dell'Italia, perché facciamo il tifo per il nostro paese e per i nostri cittadini. Certo, non possiamo credere a un governo che si affaccia dal balcone di Palazzo Chigi dicendo abbiamo abolito la povertà, metteremo il deficit al 2,4%, inizia una trattativa in Europa sapendo che non aveva fondamento e poi si fa scrivere la legge di bilancio in Europa, perché è la prima volta che la legge di bilancio l'hanno scritta in Europa, la Commissione Europea, non voi. Allora io la sposto su un altro